Serata della finale del Memorial Aquilani, siamo qui al campo della Virtus Pilastro e ci sono anche le novità inerenti alla prima squadra, ce l'illustra il presidente Raffaele Cagliazza. Presidente, allora si cambia? Sì, si cambia sicuramente in meglio, è arrivato Paolo a darci una mano e spero che presto arriveranno molti risultati e cose nuove. Allora, Paolo Proietti ritorna in sella, quest'inverno abbiamo scherzato, questa panchina ti mancava, l'hai ritrovata al Pilastro. Società comunque ricca di storia, di blasone. Beh, c'è tanta voglia di ricominciare. Io personalmente sono stato un anno fermo e c'ho una voglia matta di ricominciare. Poi quando ho avuto questa chiamata non potevo dire di no, anche perché il presidente lo conosco, che il figlio ha giocato con me, ma soprattutto conosco molto bene la persona che ho alla mia sinistra, che è Giampiero Buffetti, una persona che di calcio ne ha masticato e ne masticherà tanto. Qua c'è un progetto vero, un progetto bello. Basta guardare stasera, quando sono arrivato ho avuto i brividi con tutta sta gente che non l'ho vista mai al campo sportivo del Pilastro, perciò questa è una bella foto per me, una bella foto che a settembre metterò tutto nel campo, tutto quello che ho di me stesso. Nel ruolo direttore generale Giampiero Buffetti, che scende dai Monti Cimini e ritorna nella sua Viterbo, Pilastro. Giampiero, che compiti avrai, come, per quello che ci potrei dire, come penserai di operare? Sì, sono stato contento di aver aderito alla richiesta del presidente. Scendo da Soriano, una piazza importantissima, però proprio perché è importante per me era diventato complicato seguirla con il lavoro che ho. Al Pilastro è Viterbo, era una promessa che avevo fatto già da 2 o 3 anni e quest'anno cercheremo di riprendere il blasone che c'ha il Pilastro, migliorando le strutture sportive, migliorando le squadre, migliorando il settore giovanile, cercheremo di portare un po' di entusiasmo. Torniamo al presidente. Presidente, abbiamo lasciato il Pilastro quest'anno con il fiore all'occhiello che è stata la Juniores regionale, certo, che ha disputato un campionato straordinario. Questi ragazzi li riproporremo su sì, questa... Sì, sicuramente stiamo riuscendo, perché parecchi passano, e stiamo cercando di ricordare qualche altro giocatore per fare un campionato almeno come quello dell'anno scorso. Presidente, conosce i conti, il problema economico di tutte le squadre, un Pilastro che era messo maluccio, però ha sistemato diverse cosine, fiduciosi? Vediamo un attimo, penso che sicuramente faremo qualcosa di meglio, perché ci stiamo muovendo in tutti i sensi. Certo che il nostro progetto è solo quello del divertimento, speriamo che poi quello che viene in più è tutto in più. Paolo, seconda categoria. Insomma, campionato che conosci, sì, sì. E ricordo... tante squadre in difficoltà, che campionato ora ci manca, ma che campionato sarà? Beh, vediamo, innanzitutto vediamo la squadra che allestiamo, ecco, i budget anche soprattutto in seconda categoria sono molto molto meno di qualche anno fa, perciò chi viene al Pilastro ci deve venire con la voglia di fare come ci sono venuto io. Punterete su mix giovani? Giovani e non meno giovani, gente che è stata con me, che ha vissuto nel campo i migliori anni di calcio che hanno avuto i giocatori, perciò vengo al Pilastro con tanta voglia di fare e voglio che sia così, voglio che anche i giocatori che vengono al Pilastro, che Giampiero porterà qua, la pensano come me, come il presidente e come Giampiero Buffetti, ma soprattutto la pensano come la società Pilastro, cioè di fare bene con tanta voglia, tanto sacrificio e tanto divertimento. Se c'è divertimento, voglia e sacrificio, verranno anche risultati. Ok, ultima domandina a Giampiero. Era il 10 aprile, eravamo sicuri della rappresentativa, sì, a Soriano, ti fece una domanda sul discorso viterbese. Te la ridico, da detto a lavori, insomma, che a pelle secondo te che succederà? Succede quello che avevamo pronosticato, che la Viterbese purtroppo non regge perché il calcio a quei livelli è diventato importante, è diventato serio, non ci sono operatori commerciali nella città che possano prendere in mano la situazione. L'unico, a mio avviso, che può fare il salto di qualità e può portare Viterbo
a livello nazionale è Camilli. Torno a ripetere, sono convinto che con Camilli riusciremo a scalare diverse categorie. Avrà strada libera però, perché non si capisce in queste ultime ore se... E la strada alle volte è vorticosa, è in salita, però sicuramente Camilli ha le possibilità e penso che se avrà la possibilità di prenderla, la prenderà sicuramente. Ok, una battuta per concludere col Presidente, siamo qui stasera nel ricordo di Filippo Aguilani, poi andremo a riprendere tutta la cerimonia di premiazione. Filippo, insomma... Filippo è rimasto nei nostri cuori. Purtroppo ricordarlo in questi momenti è un po' così, è un po' triste, via. Però ecco, è una situazione che facciamo con tutto il cuore, anche perché lui merita questo e altro. Sicuramente, ed è bello dire che in questo mese di sport tanti giovani atleti lo hanno ricordato con entusiasmo. Sì. Con le loro gesti. È vero, è vero. Grazie, bocca al lupo e ci rivedremo strada facendo. Bene.